Al Pala Pellicone va in scena la finale di Stenathlon, la manifestazione targata Federazione Italiana Pesistica. L'evento è stato anche denominato Giochi della Forza, riprendendo l'etimologia greca dei due termini Athlon e Stenos. Un centinaio di atleti provenienti da tutta Italia si sono cimentati nei circuiti denominati Titani e che li hanno visti alle prese con bilancieri, bike, sbarra, anelli, sandbag, rower e manubri. Le prove si sono articolate in forza, resistenza e velocità e la manifestazione è servita per proseguire un percorso che dovrebbe portare questa disciplina, gestita dalla Federazione Italiana Pesistica, ad un riconoscimento agonistico. Sono stati assegnati i titoli nelle categorie maschili e femminili, junior, senior e master over 30 ed over 40. E le finali si sono finalmente potute svolgere in presenza. Testimonial dell'evento Giorgia Bordignon, argento a Tokyo 2020 nel sollevamento pesi, categoria fino a 64 kg. La tua disciplina è questo Stenathlon, che rapporto c'è? Il rapporto tra lo Stenathlon e il sollevamento pesi è un mondo di forza, sviluppata in maniera differente perché sono discipline diverse, però che si uniscono in qualche modo, perché comunque nello Stenathlon si lavora anche col bilanciere ed è pura espressione di forza in tutte le sue forme, in tutte le sue grandezze. Questa medaglia olimpica cosa ha significato e cosa significherà per il proseguo della tua carriera? La medaglia olimpica è un punto di arrivo e poi si vedrà cosa ne verrà fuori da questa medaglia, però sicuramente è un ottimo punto di arrivo. Ci abbiamo lavorato tantissimo, 2 anni praticamente era questo evento Stenathlon della Federazione Italiana Pesistica, era nato 2 anni fa, proprio poco prima della pandemia, e abbiamo modificato tutti i programmi, tutti i progetti, però adesso finalmente ci siamo con questo primo evento storico, una finale nazionale di questo evento proprio fatto qui ad Ostia, che diciamo, ha qualificato tutti i migliori atleti di questa prima esperienza. Dunque siamo molto felici anche perché siamo in presenza. Un evento che ha presentato una disciplina che mette insieme fatica e spettacolo. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbi.